Ciao. Ciao Alessandro. Ciao. Eh, in mezzo secondo eh, Alessandro Vozza, Principal Software Engineer Cat Microsoft, Ambassador di Cloud Native Computing Foundation, che eh, ci parla di le comunità cloud native e Microsoft. Ho detto bene? Sì, grazie. Eh, 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 lascio a te la parola, direi. Sì, spero mi mi sentite bene. Mi, con, mi collego da Amsterdam, che dovrebbe avere un po' di di bandwidth disponibile anche eh, eh, c'è la fibra, quindi speriamo che, non, che che vada tutto bene. Non ho il demo, quindi anzi meglio così, eh? Incrociamo le dita, allora. Ah, sì, ma è solo PowerPoint, quindi non c'è molto da, da sperare. E grazie a tutti. E allora, mi... scusate se, se magari mi, mi impallo un po', perché fare le presentazioni in italiano sono un po'... non sono molto abituato, però proviamoci, vediamo se, se va bene. E allora, sono una presentazione che mi hanno chiesto di fare, lo faccio anche con molto piacere, sono... mi piace parlare alle, alle comunità, faccio molto lavoro nelle community qua ad Amsterdam, e mi fa piacere anche connettermi con, la, con le community italiane. E Insomma, la presentazione non è molto tecnica, anche va un po', uh, un po generale sui progetti open source che, che, stiamo, che stiamo lavorando... Uh, a Microsoft in, questi, in questi, questi mesi, in questi anni in cui Microsoft si è, si è unita alla Linux Foundation, alla Cloud Native Computing Foundation, ed è anche una storia un po' personale, perché sono, adesso vi spiego, e quindi parleremo un po' di progetti open source in generale che stiamo gestendo in questo momento. No? Giusto? Storia personale, uh, sono italiano, ma vivo ad Amsterdam da 18 anni, più o meno, uh, sono nell'open source più o meno da, da, dal 99, da 44 anni, quindi avevo più o meno 18-19 anni quando sono andato a Ferrara a studiare e, e nasceva lì il Ferrara Lug, che era, è stata un'esperienza troppo bella. E da, quindi ho sempre fatto open source e, mh, fino al 2014, quando poi ho cominciato a lavorare a Red Hat, uh, sempre... Innamorato dell'open source, sempre, sempre duro e puro su, sull'open source. E poi nel 2016 mi arriva la chiamata di Microsoft, e lì per lì che mi lascia un po' spiazzato. però alla fine, nel 2016 cominciavano le cose a cambiare. Erano già un paio di anni che c'era stata Nadella, e adesso vi parlo un po' come anche Microsoft è entrata nell'open source un Po in sordina, ma poi alla fine ha avuto un'evoluzione un importante nel 2018. Mi fanno Cloud Native Compute Foundation Ambassador, che è un po' un titolo di prestigio, perché da un po' di anni, da, da, dal 2012 più o meno, faccio, eh, organizzo diverse meetup up ad Amsterdam. Sono partito da, dal DevOps Meetup, poi ho fatto l'Open Stack Meetup e adesso gestisco il, um, il Kubernetes Meetup Cloud Native e tanto che poi nel 2019 sono anche diventato Linux Foundation Trainer e poi abbiamo cominciato a fare anche il, um, il primo Kubernetes Community Days al mondo ad Amsterdam l'anno scorso e quest'anno ci devono essere molti altri Kubernetes Community Days anche a Milano, però ovviamente è tutto, tutto spostato all'anno prossimo. Siete tutti benvenuti, eh, l'abbiamo spostato al 2021, quindi se volete, CloudNet. Amsterdam eh, dove stiamo organizzando l'evento per, per l'anno prossimo. Quindi Microsoft, eh, da, da, che diventa, da che odiava Linux, eh, chiamava Linux, eh, lo sapete, no? Cancer. Eh, proprio Brad Smith, proprio, che è il, il chief legal officer... Ehm, Proprio l'altro giorno parlava di, di Microsoft e dell'open source e a, ammetteva che effettivamente eh, tutti questi anni Microsoft era su, dalla parte sbagliata della storia, giusto? Mentre oggi invece è dalla parte giusta, anche l'acquisizione di GitHub e quello che facciamo in open source, ma anche la, proprio la, la mentalità è cambiata così tanto che mi sono trovato bene. 2014 arriva, arriva Satia. E quando poi mi chiamano nel 2016, fine del 2016, comincio a vedere mm", all'inizio ero scettico. Però, facendomi due conti, guardando un po' come erano le cose, era reale l'impegno di Microsoft nell'Open Source. Tanto è che proprio un mese dopo che, che sono entrato, eh, Microsoft eh, entra nella Linux Foundation come Platinum member. Uh, da lì a un anno poi entriamo nella Cloud Native Computing Foundation. Questo è un libro per bambini fatto da, da gente di Microsoft che è stato donato poi a, a, alla, Linus, alla Cloud Native Computing Foundation. E se passate da KubeCon o se passate da qualche evento anche da Community Day ci, ci sono i libri, sono, sono interessanti. E poi da lì abbiamo cominciato a, a, a donare. E fare integrare diversi progetti open source nella community di Cloud Questo, la, la, Insomma, Il talk sarà un po' l'escursus di come, come gestiamo i progetti open source e come li facciamo poi entrare, come, come entrano nelle, nella comunità della eh, nella, CloudNative community, community Foundation, che ha diversi level, diversi livelli di, 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 di maturità dei, dei progetti. Di, Elm, per esempio, è uno dei, dei progetti del, che è già graduato sono quasi 10 progetti. Il, il primo, ovviamente, è stato Kubernetes eh, dalla 1, 12 o 13 Kubernetes è graduated project nella CNCF. Mentre gli altri sono eh, nel, nel, nel incubation level, cioè nel, nella parte de, nella, nel livello in, di incubazione, come, come l'open policy agent. Uh, mentre altri sono invece nella, nella fase ancora sandbox che è una fase un po più aperta non c'è una, una barriera così alta per entrare come sandbox project nella, nella community nella, nella CNCF però poi da lì a passare a incubation ci vuole tutta una, una review una, una um, come si dice una uh, tutto un, un processo da, da seguire per entrare come, come, come incubator project. Quindi, ci sono diversi progetti, ne, ne parlerò un po', un po' più o meno, un po' di tre o quattro. E la community open upstream di, di Microsoft. C'è cioè, abbiamo anche una, una, una repository. Eh, questo è il nostro diciamo processo per, per avere un progetto che nasce in, 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 in Microsoft nasce magari nella, nella Azure uh, Product Team, cioè qualcosa che serve, uh, che serve a, a, a risolvere un problema magari di Azure o della, della community in generale e poi da lì passa, abbiamo noi un processo di incubazione e poi da lì lo, lo proponiamo per, per essere donato alla Cloud Native Computing Foundation. Il primo è il più famoso progetto che, che parte poi dalla... Entra in Microsoft dall'acquisizione, sempre nel 2017, all'inizio del 2017, uh, di Days che era un'azienda um, americana, una startup americana uh, che aveva scritto Elma, aveva scritto diverse, diversi altri um, sistemi di pass, e, era sempre stata interessata a Kubernetes. Quindi acquirendo quella startup, i developer di Helm passano poi sotto Microsoft da lì poi comincia l'avventura la, di, di open source nella, nella comunità di Kubernetes di Microsoft e molti dei maintainer continuano a lavorare per Microsoft e mantengono Helm ma Helm comunque ha anche tanti altri maintainers non Microsoft infatti una, è uno dei, dei progetti più, più importanti nel panorama Kubernetes perché se lo, non lo conoscete, Elmail è, è come è un package manager per applicazioni Kubernetes, un po' come cioccolati o come, come Brew per Mac. Eh, ti permette di pacchettizzare eh, un'applicazione per Kubernetes e eh, distribuirla, metterla su GitHub o farla far installare da, da terze parti, da developers, eh, eh, parametrizzando tutto quello che si può parametrizzare e creando diciamo un, un ecosistema un ecosistema di, di applicazioni è tutto su github tutte queste chart che sono le l'espressione le, di, eh, di queste applicazioni in Elm eh, c'è un'intera un eh, community che, che cura queste elm chart quindi Elm è stato uno dei primi progetti donato alla donato alla cloud Native computing foundation ed è uno dei, dei progetti che recentemente è stato passato a graduate, cioè graduato tra, tra i progetti di CNCF, ci sono tipo 10, Kubernetes, Prometheus, FluentD, sono tutti graduati. Eh, vuol dire che, che sono arrivati a una maturità tale da essere praticamente eh, eh, considerati parte di, del, della cloud native landscape, no? del, del, uno dei tool più importanti tra, tra quelli più tra quelli che servono per, per, per partire con, con i progetti cloud native, giusto? È, è usato quasi da tutti, e, um, praticamente è uno dei, dei, dei metodi più, più semplici per installare applicazioni complesse su, su Kubernetes. Questo è uno dei, di quelli che manteniamo, che comunque consideriamo eh, molto vicino al, al mondo Microsoft, e comunque è anche usato da... da Dappertutto ovviamente. E, um, un altro progetto abbastanza nuovo è, è uscito più o meno nel eh, 2019, quando in una, una KubeCon è Brigade, che è diciamo, definito come un, un, un runtime per far girare applicazioni in Kubernetes eh, che, che partono da, da certi eventi che vengono eh, presi da, da, da un gateway. Passo alla, alla prossima, così si capisce. Quindi ci sono de degli eventi che possono essere intercettati dai gateway: ci sono gateway per GitHub Webhooks, e adesso ci sono anche gateway per uh, Kubernetes Events. Quindi, per, per quando mh, per, per esempio, quando viene creato un certo CRD, l'evento viene passato a un controller e il controller. Uh, esegue uno script che è JavaScript, quindi è tutto scritto in JavaScript, quindi è tutta una, una pipeline espressa in JavaScript e, e, e la pipeline poi esegue dei job che alla fine sono dei, dei docker container che vengono lanciati come pod dentro Kubernetes. Quindi è un, è un sistema flessibile per, per fare un po' di tutto dentro Kubernetes. Un po', uh, viene usato per esempio come CSD, c'è anche una, una GUI. Ci sono diversi gateway. Ad esempio, adesso è stato, è stato annunciato poco tempo fa un, un progetto chiamato Bac, uh, The Brigade Universal Controller for Kubernetes, che è un modo per scrivere un operator, praticamente uh, senza, senza saper scrivere codice Go senza sapere uh, integrare diversi progetti, uh, senza, senza conoscere in dettaglio come, come Kubernetes eh, gestisce gli operator. Quindi, praticamente, si definisce un, CR, un Customer Source Definition quando il gateway controlla, fa il watch su questi CRD e quando il CRD viene creato o, update, o aggiornato o, o cancellato, quel segnale, quel, quel payload viene passato al controller e il controller può eseguire qualsiasi cosa vogliamo, tra, tra cui può essere, ad esempio... Uh, lanciare un pod, lanciare tramite il worker e, um, e anche può aggiornare il CRD status col, con l'output del, del worker o più classicamente, questo è più, più comune, c'è un gateway basato che, che praticamente opera un webhook, uh, tiene aperto un webhook dove GitHub può, uh, può mandare il payload, per esempio, per, per eventi tipo git push uh, o. O anche quando si apre una, una issue su GitHub, il Gateway prende, prende il payload, lo passa al controller e magari hai, hai dei job che possono magari scrivere un commento sulla issue o lanciare una pipeline di CSD eh, sul codice. Un altro progetto molto importante è, è, è stato lanciato a con Barcellona, mi, mi pare. È la Service Mesh Interface. Come sapete, Kubernetes, eh, c'è cioè un Kubernetes 10 service mesh sul mercato, anche di più. E, um, allora, Microsoft ha, ha, ha pensato, invece di magari lanciare il nostro service mesh, oppure eh, in, sceglierne uno, è più importante invece pensare all'interoperabilità tra i service mesh. Allora, con diverse aziende del settore, con eh, diverse start-up... Ehm, hanno pensato di, 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 di arrivare a uno standard alla fine, che l'SMI, la service mesh interface. Praticamente definisce dei, degli oggetti, di CRD, eh, Custom Resource Definition eh, in Kubernetes che sono comuni tra tutti, eh, tra tutti i service mesh che, che, che aderiscono allo standard SMI. Quindi, invece di avere eh, un Oggetti speci specifici per, per, per ogni service mesh. Eh, se il service mesh entra in questo modo di, di, vedere, di vedere le cose, eh, il, il service mesh che si usa diventa praticamente un'implementazione, un, un dettaglio di, di, quel di quel cluster in particolare, ma in realtà eh, si possono riusare gli oggetti dell'SMI. Come ad esempio, Traffic split or, uh, o, o traffic routes, che alla fine sono, sono comuni a tutti i service mesh. Poi invece di usare il, lo specifico oggetto, magari di istio, uno definisce uh, l'SMI object e poi viene usato dal, dal service mesh uh, del giorno. diciamo. E eh, sta, sta ovviamente la, la, le spec la specificazione sta, sta evolvendo sempre, ma soprattutto, l'importante è che abbiamo messo insieme dive, molt, diverse, magari anche aziende in competizione eh, per arrivare a, a uno standard invece di, di avere tanti service mesh che non si parlano tra di loro, che hanno diverse, mh, diverse implementazioni, eh, uno ci si mette d'accordo e arriviamo a uno standard. Alla fine questo è, questo è quello, quello che è, uno standard per definire oggetti, per definire rules, regole, ehm, per, per usare un service mesh, come per esempio eh, traffic spec o traffic split, no? che alla fine sono primitive di, di quasi ogni, ogni service mesh. Eh, un altro progetto è KEDA, che è il Kubernetes... Base event driven autoscaler che è un po' non so se lavora già con Quarkus, come, però magari, magari c'è già, non lo so. Però, però praticamente è un, è un componente che serve a fare autoscaling di, di un'applicazione dentro Kubernetes. cioè tutto un anche questo è stato donato a, alla Cloud Native Foundation in incubation e, e lo scaling va uh, oltre lo scaling normale che, che puoi avere in Kubernetes come, um, come le metriche CPU, RAM ma può anche prendere input triggers da, da magari una, una Kafka queue che sta da un'altra parte o, o altri eventi e vengono praticamente presi da, da, da Keda e, e Keda agisce su, per esempio su, sull'autoscaling di, di un'applicazione in Kubernetes Un'altra cosa, eh, anche questo è abbastanza importante, sviluppato assieme a Docker e Pivotal, è eh, già anche un anno, un anno e mezzo che esiste, è CNAB, che è la Cloud Native Application Bundles. Eh, anche questo donato a, alla Joint Development Foundation, che è anche una, una, una fondazione parte della Linux Foundation. Eh, è un, praticamente un modo per definire. Applicazioni eh, da, da deployare, da, da, da far girare su, su cluster Kubernetes o in generale, eh, applicazioni cloud native in uno standard, in un, in un bundle comune come a tutti. Quindi, invece di usare, eh, cioè un'applicazione una, un in generale è, è fatta di diverse parti, è giusto? cioè Magari c'è l'infrastruttura bisogna farla con terraform e poi Uh, nel cluster bisogna magari mettere giù dei CRD, uh, la TRQ CTL, allora e poi l'applicazione in sé per sé la, la, fai, la metti giù con Elm. Tutte queste cose sono difficili da coordinare, sono difficili da, no? sono difficili da, da mettere insieme. Di, di solito il developer trova magari il uh, il tutorial online ci sono 10 step o 20 step da seguire. Allora, uno deve fare uno a uno, deve, deve passare tutti gli step. Invece eh, il Sinab, lo standard SINAB che è uno standard, quindi ehm, il Sinab semplicemente cioè, definisce come, come scrivere queste queste applicazioni, ma si ferma lì. Poi ci deve essere un'implementazione, un, un ne abbiamo una che si chiama Porter. Uh, lo standard definisce come, come gestire, uh, come, come lanciare queste applicazioni, uh, dovunque, non solo in Kubernetes, uh, E si basa praticamente nell'unione tra l'invocation image che mantiene tutti i tool che servono a, far, um, a installare l'applicazione. Quindi, se ti serve il client, term, se ti serve Terraform, lo metti in un docker container che si chiama che si chiama invocation image. Poi l'app image è l'applicazione la, in sé, che può essere una Docker image o anche uh, altri formati, e poi c'è il bundle descriptor, che è praticamente un JSON che, che descrive come, come, le, come le, le cose si, um, si relazionano tra di loro. E quindi praticamente prendi l'installer, unisce l'invocation image e poi fa quello che deve fare tipo creare un'infrastruttura, uh, poi passare le variabili da una all'altra e, e, e poi fare in modo di ehm, far girare l'applicazione che serve. In pratica abbiamo un, un, un tool che implementa lo standard CNAB, che è Porter, molto semplice, Porter.sh. Um, alla fine è, è, sono pochi comandi, poi in realtà... Fa un sacco di, di, di cose dopo. Right? E, porter explain uh, prende un'immagine e fa, ti fa vedere i, i, um, le opzioni che puoi, puoi descrivere, uh, genera i credential che servono con, come, come co, con porter credential, e poi porter install praticamente. Uh, esegue quello che c'è scritto nella, nella, nel, bundle, nel bundle definition. Ci vorrebbe anche il demo qua, però alla fine eh, vorrei, volevo parlare di più, più tools, quindi se magari un'altra volta vengo a farvi il demo di porta, che è anche interessante. Il progetto molto interessante oggi è l'open policy agent con gatekeeper v3. Open policy agent è uno standard è, è da un po' che, che esiste in Kubernetes, ed è uno standard che definisce uh, uh, delle posi, policy da applicare um, um, a Kubernetes tramite eh, l'admission webhook, giusto? Gatekeeper è un po' un'estensione dell'open policy agent che lo rende un po' più facile da, da digerire o da gestire o da, da installare. L'open policy agent è basato su questi. Um, template chiamati Rego, è un linguaggio molto simile a Go eh, per definire le policy, come per esempio c'è cioè, eh, magari eh, prevenire l'uso di public IPs o prevenire l'uso di, di, di services type load balancer o prevenire magari la creazione di, di risorse senza una label or, o prevenire eh, containers che non hanno che hanno privilege eh, che hanno eh, i permessi privileged. Quindi, Gatekeeper estende Open Policy Agent lo, lo rende un po' più facile da usare. Uh, è un admission webhook, quindi, un validator, un admission controller. Praticamente, nella, nella sequenza di, di um, accettazione della, delle API request nell'API nel server uh, a un certo punto, dopo authentication, authorization, uh, e schema validation, l'API server passa la request a, a, al gatekeeper pod, che è un service che gira nel, nel cluster, e il, e il gatekeeper pod fa, uh, fa passare o fallisce la, la, request, la, la, la richiesta, giusto? Quindi um, è un admission controller. Per definire queste... Uh, queste, queste, queste policy abbiamo. Questo, questo è quello che fa Gatekeeper. Invece di, eh, di scrivere le, le regole una, una per volta, eh, praticamente hai questi oggetti che si chiamano Constraint Template, che è un po' eh, una, mh, è il template del, del, delle policy che puoi applicare. Questa, per esempio, eh, questa, per esempio fa ehm, impone. Che tutti gli oggetti del tipo del tipo uh, dove sta? Uh, del tipo passato come come um, passato come property nel nel, nel parameter, uh, devono avere certe labels giusto e uno prende questa questa policy template lo aggiunge oh, questi parametri definiti nella, in questa policy template li, li definisce in questo altro oggetto che si chiama Uh, constraints per esempio quindi questo spec match kinds IP group namespace uh, definisce il fatto che questa policy cioè questa particola, particolare implementazione della, della, del constraint template uh, si applica solo ai namespace e la label che voglio imporre uh, è la label che ha la key owner e uh, la, il value, il valore di questa, di questa label è una stringa che, che obbedisce a quel, quel regex. Quindi quando metto insieme questi due oggetti, cioè, definisco dei, tem, dei template che possono essere, per esempio, require labels, o, o, o per esempio imporre uh, solo certi, um, certi, um, certi docker, docker uh, registries, quando metto insieme il template con, con il constraint, adesso, a quel punto ho, ho una policy che viene applicata dal, dal gatekeeper uh, Admission Controller. E quindi a quel punto, a meno che non escluda dei, dei namespace o, o metto la policy in modo audit, che non fa niente, ma uh, semplicemente log, log le richieste che, che non soddisfano queste, questa regola. Se, se uso questa policy, ovviamente, se creo un namespace che non ha la giusta label, l'API server rif mi rifiuta e, e, e si rifiuta di creare un namespace di quel tipo. Quindi questo è in realtà questo gatekeeper o l'open policy agent in, in generale lo stiamo anche usando molto per sostituire quello che una volta faceva il pod security policy che è sempre stato un po', un po' difficile da implementare, anche se ce cioè, è, è parte di Kubernetes, però alla fine po i policy lo usano in pochi perché è difficile da, da, da usare. Mentre questo è un po', un po più popolare, un po' più facile da, da implementare perché basta, basta poi definire delle policy così e, e, sembra, più, e sembra un po' più, più, più umano. Ho scoperto proprio ieri che anche SIGAP ha, ha anche una, una web interface per Policy Manager e penso che poi un, un, qualcuno di SIGAP farà dopo. Uh, quindi, shout out a SIGAP, che anzi fa delle, delle cose molto interessanti. Un altro progetto è DAPR, che è un uh, distributed application runtime, anche questo uh, lo stiamo uh, sottoponendo a. A cloud, nel Foundation abbiamo pensato a questo progetto perché eh, ci mancava nel, nel panorama, diciamo, delle, dei progetti che stavamo implementando una, un distributed runtime per, per microservices. Quindi invece di implementare per ogni microservice della logica, per esempio, per interfacciarsi con una, con una queue o con, uh, con un, un sync o con un evento, uh, Dapr praticamente. Fa questo e altro e facilita alla fine uh, la scrittura di, di, di microservices. Quindi uno può scrivere il codice come, come vuole e poi praticamente ci attacca il, il DAPR sidecar e DAPR si prende in carico di, per esempio, gestire gestire. Uh, lo state, quindi scrive su magari un redis oppure un altro database uh, fa tracing, quindi manda i metrics um, a, 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 a un sistema come open census o, o jugger, mentre il, il microservice in sé non ha bisogno di, di, di star lì a, a implementare tutte queste funzionalità, diciamo, no? E bindings pub-sub in Kubernetes, che è quello che poi mi interessa a me, però in realtà DapR può anche essere usato al di fuori di Kubernetes. Anzi, abbiamo pubblicato un blog l'altro giorno eh, che si può per usare DapR con le logic apps e functions. Quindi, non è solo per Kubernetes, però quello che interessa a me è usarlo come, come sidecar. E, praticamente, quando si, quando si fa l'injection di questo sidecar eh, in un pod. Poi Dapr in, intercetta tutte le chiamate a, a, al container, al container dell'application, e, e può, eh, praticamente, da un servizio al container. A quel punto il container può chiamare Dapr come localhost, perché tutti i container eh, condividono il, eh, il network namespace, giusto? Quindi tutte le chiamate diventano locali a Dapr, e poi Dapr fa quello che deve fare. Per esempio, eh, per esempio... Eh, Magari prendere un secret da Volt o Azure Key Vault e, e presentarlo all'application. Quindi l'applicazione la, non ha bisogno di, di sapere come, dove, perché o quando eh, prendere il secret. Il secret è, è disponibile all'applicazione semplicemente parlando con l'altro container che fa girare Dapr. E Dapr, eh, DAPR sa come, come parlare ai, eh, ai diversi sistemi. Uh, si può anche usare come, diciamo, un, uh, un service mesh, uh, non dei poveri, però un service mesh che senza, il senza tutto, tutto, tutto il problema dei service mesh, installazione, gestione del service mesh, ma uh, i, um, i, i sidecar container di dapr possono gestire mutual TLS tra di loro senza, senza stare lì a impazzire a... A gestire i, i certificati con i propri, con i propri mezzi. Uh, mi sa che ho tipo 3-4 minuti e eh. ho quasi finito. Perché, uh, il mio prossimo talk è l'Azure Community Day. La settimana prossima parlerò di GitOps, che è anche un tema importante, anche, anche lì, anche Microsoft si sta, sta, sta muovendo con diversi progetti. Quindi se, se volete, mercoledì prossimo. E se ci sono domande, io tolgo la... Se ci sono domande, sono qua. Magari spengo lo scene. Eccoci, eccoci di nuovo. Sì, abbiamo una decina di minuti ancora prima di una pausa. E... Allora, domande. Per ora ce n'è una. Intanto lo ricordo, slide.do. Slido e hashtag eh, Localost. Eh, mamma mia, <ride> ero distratto. Container localost. Pardon. Perdonate. Eh, se qualcuno si volesse iscrivere invece allo slack del grusp grusp.org, eh, fino al footer. Quindi scrollate la, la pagina in fondo. Trovate l'iconcina di Slack e potete eh, ottenere il vostro invito per accedere al Allo al al, Slack del Grusp E lì dentro c'è un canale che si chiama Conf Container Day. Per cui domande, eh, su, preferibilmente su Slido, ma se volete anche su, scorrere alle mie spalle, eh, Slack. Inizierei con questa qui: mh, eh, di un anonimo, eh, mi chiedono, mh, ha qualche indicazione? Per... <ride> mi, fa, mi fa sorridere il, il lei. Eh, ha qualche indicazione su quando avremo l'integrazione tra AKS e. SQL 2019, Big Data Cluster e Azure AD, che immagino sia Active Directory. Active directory. Eh, non, non saprei di preciso, in realtà EKS, Azure Kubernetes Service, si integra già con Active Directory. Eh, puoi far girare SQL su AKS, però poi i tre, non so se c'è una integrazione... Eh, io non no, conosco no, moltissimo no, me, realtà, quindi non so aiutarti te l'ho letta ma, così come... ma in realtà S comunque... SQL Big Data Cluster gira su H AKS anzi ci vuole un cluster AKS per far girare SQL Big Data Cluster è proprio pensato per girare lì ok quindi non so se abbiamo risposto alla domanda, immagino no. di sì spero più o meno. senti, per ora non ce ne sono altre se, se... Nell'attesa che arrivino, se, se arrivino, eh, magari facciamo un piccolo recap. Io ti ho seguito dall'inizio alla fine e ho puntato tra gli strumenti. So, tolgo un attimo dal tavolo gli standard. Allora, hai citato Brigade, Porter, Keda, lasciando Helm che forse è più conosciuto, Gatekeeper ed Dapr. Ho dimenticato qualcosa? Eh, no, no, dovrebbe essere. Ok, eh, scegliene. Uno, due o quelle che vuoi, un cocktail di questi strumenti. Mh, qualche, qualche esempio, cioè c'è qualcosa su cui hai lavorato senza fare i nomi di clienti, che potresti raccontarci, cioè un progetto fatto con un prodotto, un progetto fatto con uno o più di questi strumenti? Cioè, dove sì, dobbiamo sì, dobbiamo sì. Dobbiamo. quello che un po' serve più all'enterprise è Keda, siamo, cioè, us usiamo. Quindi è con è un po' tutto enterprise parlando di beh, da da più o meno decine, migliaia, milioni di utenti più o meno, cioè per esempio Brigade è più non è uno... un progetto bistico, però non è usato molto perché ci sono anche tanti altri pipeline, si ha CD tool però scegliere quello lì ci vuole proprio bisogna proprio andare a cercare mentre Keda ha, ha riempito un po' la, la nicchia che uh, era il... okay, quindi stiamo parlando di scaling, giusto? Sì, autoscaling magari, magari anche chi sia collegato a metà della macchina. Sì, è, è soprattutto scaling basato su input esterni come una queue o qualsiasi altro. Quindi quello non c'era, o almeno non era facile da, da implementare. Mentre che chieda è proprio lo installi, lo, 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 lo punti su, su una, su una Q Kafka, per esempio. E funziona quindi quello abbiamo usato anche in un paio di, di progetti è, è quello un po più popolare perché proprio c'è proprio quel problema e lo risolve quasi al 100% ed è anche estensibile quindi se uno ha, se uno vuole può anche scriversi il suo connector il suo, la sua integrazione con un'altra con qualcos'altro però noi lo usiamo più, meno, più che altro per Kafka quindi code Mas... sim E, senti, invece sei partito con una, con una premessa anche piuttosto lunga rispetto a Microsoft, <ride> la versione per un certo periodo rispetto all'open source. Lo dico semplicemente perché l'hai premesso tu, altrimenti sì, non sì, avrei tirare no, fuori questo argomento. Non è un mistero. E invece vedo, non è un mistero, però ho, ho visto qualche commento che era frizzantino. Ecco. Senti, buttandola sul costruttivo. Invece abbiamo parlato di standard essenzialmente, abbiamo parlato di Synap giusto? Eh, oggi io sento, io non sono molto dentro il mondo Microsoft, sono più dall'altra parte, come l'hai definita tu, però appunto due standard, Sinab e eh, l'altro era ehm, Service Mesh, abbiamo parlato di Service Mesh. Sì. Perché gli standard sono importanti, quindi più genericamente eh, questi due standard sono, sono interessanti? Cioè che, che, che vantaggio c'è nello scegliere uno strumento che è separato da uno standard e uno che non lo è che invece se la suona e se la canta ecco. beh perché alla fine ne... per, immagino che forse per qualcuno la domanda sia banale ma vale la pena che alla fine cioè, ne traggono vantaggi gli utenti no perché in realtà poi le tecnologie che, che si basano su open standards sono quelle che vanno più avanti no anche e diversi esempi nel codice ma anche per esempio OpenTelemetry sta diventando uno standard per uh, collezionare metriche uh, quindi avere uno standard è sempre il primo, il primo punto per, per arrivare uh, quindi ci un po' dall'impiccio della storia di cui parlavi prima sì, sì infatti... è un buon... Eh... Mentre Avremmo potuto vedere. anche inventare il nostro standard, uh, service, il nostro service mesh, però alla fine è meglio così, cioè è meglio, meglio lasciare l'implementazione ai tir party. E noi, faccio, noi mettiamo insieme le aziende, così facciamo lo standard, alla fine eh, così non, devi, non, devi, non c'è lock-in, no? cioè alla fine eh. hai l'SMI. E oggi usi Linkerd, domani magari ti va di usare Istio, Però è lo stesso gli stessi oggetti li puoi riusare in diversi, diversi posti in diversi cluster e Synap lo stesso cioè una volta che hai definito un'applicazione Synap eh, la puoi far girare su Digital Ocean su, su AWS o Azure è lo, è lo stesso bundle uh, e poi come viene implementato dipende da da ho dei mix in che sono poi le implementazioni, cioè i, i plugin che ti permettono di, di parlare ad Azure o Terraform o altre cose. Sì, si va un po' verso il multi cloud, questa è stata un po' sì, la base sì. degli ultimi mesi. Multi Multicloud, multistandard, multi no? Che okay. poi a fine vogliono molti. Siamo oh. verso la chiusura di questo slot, per cui se non c'è altro, altre domande non ne vedo, ci rivediamo tra poco. Grazie.